Si è aperta con il saluto a sorpresa di un tifoso biancorosso speciale alla cena di Natale 2023 della Rimini Calcio ieri sera al Coconut, con 500 persone presenti tra giocatori e staff della prima squadra del settore giovanile, sponsor, volontari e tifosi. Mi chiamo Nicolò, vengo da Genova, è da 11 mesi che sono a Rimini, sono il vescovo di Rimini, tifoso del Rimini a questo punto. Ci facciamo gli auguri anche, assolutamente, gli auguri anche per le nostre... Ho visto questo bellissimo slogan, non so chi l'ha pensato, comunque l'idea di essere una famiglia è veramente bella, una famiglia grande come il mondo, e quindi facciamo l'augurio di un buon Natale anche chi purtroppo, si parlava poco fa, lontano da noi, magari è in guerra, non è in festa come noi, insomma speriamo che il nuovo anno porti pace e gioia a tutti. Grazie, forza Rimini, buon divertimento. L'assessore allo sport Moreno Maresi ha augurato alla presidente di Salvo di centrare grandi traguardi alla guida del club biancorosso. Una donna che presiede la Rimini Calcio, è un grande impegno, ma credo anche un grande onore, presidente, perché questa società ha avuto tantissimi anni fa Elenio Herrera come allenatore, Arrigo Sacchi. Qualcuno non dimenticherà Acori, che ci portò al massimo livello in Serie B. Ecco, io auguro a Stefania, se posso permettere di usare questo termine colloquiale, di raggiungere gli obiettivi che la Rimini Calcio merita. Forza Rimini! E Stefania Di Salvo non si è risparmiata, andando tavolo per tavolo a stringere la mano a tutti gli intervenuti. Per il discorso ha dovuto invece delegare la lettura al dirigente Fabio Di Vita. Buonasera a tutti. Purtroppo stasera sono senza voce. Ho scritto un discorso che ve lo leggerà adesso Fabio Di Vita. Siamo in attesa della conferma definitiva per l'assegnazione e realizzazione della cittadella dello sport nella zona ex Area Chigi. Una cosa posso anticiparvela: la nostra casa sarà bellissima. L'altra pedina importante è la realizzazione del nuovo stadio. Come oramai saprete, abbiamo siglato un accordo con l'Aurora Immobiliare, dando la nostra disponibilità e supporto all'utilizzo del nuovo stadio per realizzazione del progetto. Al mio tre, uno, due, tre! È sempre Forza Rimini, sempre Forza Rimini! Buon Natale a tutti!